Ragazzi, il fatidico giorno è arrivato, è stato fissato per il 19 di novembre, andrò dal notaio e la casa diventerà finalmente mia, un'agonia, speriamo non ci siano altri inghippi, vacca boia. Ah, non ce la faccio più. Vabbè, comunque questo piccolo aggiornamento, quindi adesso devo anche prendermi un permesso, qualcosa da lavoro e vediamo un po' come gestire tutto. Ecco niente, quindi ragazzi, queste sono le novità, ci aggiorniamo a breve. Adesso torno al lavoro dopo la piccola pausetta. Venerdì sera, stasera ci facciamo una bella passeggiatina per arrivare in zona universitaria dove ci sarà il cast, la Giorgia e gli altri. E niente. Diciamo che ultimamente a Porta Vescovo vedo sempre un bel po' di localetti nuovi, anche etnici, e con la particolarità di mettere sempre musica molto interessante. Tipo settimana scorsa c'era. Sì, settimana scorsa c'era un evento per festeggiare, insomma, la morte nei messicani, cioè non dei messicani, ma avete presente, non so come si dica, Dio della Muerte, qualcosa del genere, che fanno tipo il carnevale, no? Loro celebrano molto questa cosa, quindi molto carino. Adesso, sempre in quella zona, dovrebbero fare anche musica techno, Rocket Radio, mi pare. E quindi andiamo a vedere un pochino cosa in serbo per nella serata. In tutto questo ho parlato anche col venditore che mi ha inviato un audio di 11 minuti e 11 secondi, mannaggia lui, cioè pare che lo faccia apposta. E essenzialmente tra le varie cose mi dice che mi devo essenzialmente arrangiare per quanto riguarda la mobilia, perché i mobili sono come si chiama, dell'inquilina dentro, e lei non ha nessuna intenzione di darmi, nonostante nel contratto ci sia scritto chiaramente che la casa me la vende arredata. Quindi adesso io dovrò sentire cosa posso fare, anche perché lui è obbligato, è un mio diritto avere ammobiliata, e vediamo insomma se riceverò un rimborso o qualcosa. Sono curioso. Allora, c'è la musica dal vivo, quindi evitiamo, e dall'altra parte dove doveva esserci musica techno invece sì, ma era nel locale chiuso e noi attualmente volevamo stare all'aperto, quindi ci troviamo al solito punto, da lì vediamo che fare. Cioè comunque il piano è stare qua in zona Uni, ma adesso capire quale localetto, cosa fare, probabilmente conoscendo gli altri andremo al campus, che è il solito dove. Infatti dentro che fa sempre caldissimo, ma è il solito dove vanno gli Erasmus. Ah, Ragazzi, stiamo facendo il bellissimo per serata, perché tra un po' con i suoi amici. Con i miei amici, non della Joe, e non degli altri, dai, credi qualcosa. Però dal meccanico. Ciao a tutti. Qua si beve. Raga, questa cosa non la sopporto. Lasciate qualche dichiarazione su Trump. Beh, siamo tutti contenti. Siamo qui a festeggiare. 300 euro. No, io sto America Trump. Sai cosa? Cioè, hai mai fatto caso che ha vinto soltanto quando c'erano donne all'opposizione? Quindi? Quindi sembra che piuttosto gli americani, piuttosto di avere una donna, preferiscono Trump. Comunque, io ti dico, io spero di no, cioè, è una situazione tragica su Dio. Pensaci, ha fatto Donald Trump contro Hillary, ha vinto Trump. E quindi niente, ragazzi, adesso andiamo al campus finalmente con i miei amici e poi si va al Love direttamente. I migliori amici? Sono i miei migliori amici. Sono loro. Niente. E niente. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Non ci vediamo nel video di domani delle 11. Mi raccomando, sempre puntuali. Adesso proverò ad andare a tagliarmi i capelli.